Allora, siamo con Nicola Perra, birrificio Barley, Sardegna, Cino Cagliari, esatto. Mara Caragonis. Bravissimo, se lo dico bene. Non c'è come mai tutto. Se sciogli lingua. Esatto. E, sicuramente uno dei birrifici più celebrati, più noti d'Italia, che da molti anni lavora con una grandissima attenzione per la qualità e i tuoi prodotti sono sempre stati molto apprezzati dalla comunità internazionale. Quello che ti voglio chiedere è questo: tu hai una particolare attenzione per il territorio, per il tuo territorio, in particolare con una gamma di birre che hai chiamato BB, no? Che dedichi a birrificio Barley, declinate in varie versioni, no? Sì, sì, dove sì. Usi la sapa, che ho imparato a conoscere, grazie a te, essere un mosto cotto. Esatto, no? di uva, sì, sì, sì. Allora, intanto raccontaci da dove nasce il pensiero, no, di usare la sapa e poi in che modo, secondo te, attingendo alla tradizione, in questo caso culinaria, no? Perché la sapa viene usata per fare i dolci, in che modo si può marcare, si può caratterizzare una birra, qual è la tua ricerca? Dunque, l'utilizzo della sapa, quindi il mosto cotto, è un'idea nata dall'utilizzo che ho sempre visto fare da mia madre, da mia nonna, per i dolci, perché alcuni dolci sardi della nostra zona, in particolare del Campidanese, vengono impastati con il mosto cotto di varie uve, non tanto di una, perché ovviamente anticamente alla fine della vendemmia si prendevano i grappoli, i residui, li si spremeva, insomma, e si portava a ebollizione il mosto che ne derivava e quindi ovviamente tutto quello che veniva fuori da vari uvaggi diversi, quello lo si utilizzava nei dolci. L'idea invece della birra è un'idea che non ha precedenti in Italia. Quando abbiamo aperto il birrificio ci sono... Forse anche nel mondo? Non lo so, può darsi. Probabilmente, insomma. Comunque non ho, in quel periodo non conoscevo sperimentazioni precedenti. E la sperimentazione sulla birra è nata in maniera molto precedente all'utilizzo poi in birrificio con quella che diventò la BB10, a livello quindi hobbistico, perché io vengo proprio dall'home brewing. Per anni ho sperimentato con uvaggi diversi, arrivando poi, non è stato al primo colpo, arrivando poi su una ricetta di base di Imperial Stout da circa 10 gradi alla sapa di Carolano. E lì ho visto la luce, diciamo, ho capito che avevo trovato la quadra per quella ricetta di Marco. Poi successivamente, sempre a livello hobbistico, avevo sperimentato anche il Nasco, che è un vitigno molto molto raro con cui si fa l'omonimo vino liquoroso, specie nel cagliaritano, è un uvaggio ormai, diciamo, in disuso, è molto molto raro, e l'ho utilizzato su una base di barley wine, anche quello secondo la sperimentazione precedente all'apertura del birrificio e poi introdotta nel 2008 la prima versione piatta, poi successivamente nel 2010 la versione normalmente gasata in quella che appunto è chiamata BB Evo, quindi evoluzione dell'idea dell'utilizzo della sapa in una birra. Non ci siamo poi fermati qui, ma abbiamo continuato circa un anno e mezzo, un anno dopo più o meno, con la Malvasia. Ed è una collaborazione è nata per caso con la cantina Zarelli, di questo mio carissimo amico Roberto Zarelli di Magomadas, nel Bosano, la zona più vocata alla coltivazione della Malvasia di altissima qualità, nella quale zona appunto lui fa nella sua cantina vari tipi di Malvasie, tra cui una che è una Malvasia da passo, una cosa anche abbastanza inusuale, perché nella connotazione proprio di questa di quest'uva che poi diventa vino è nella testa di tutti che sia un vino liquoroso da dopo pasto o anche da lungo affinamento in bottiglia. Invece lui ha fatto, tra le altre, ha fatto anche queste, ma ha fatto anche appunto uno da pasto da circa 14 gradi, di cui mi sono innamorato fin da subito appena l'ho assaggiato, e lui appunto mi propose di fornirmi l'uva per fare una sperimentazione con una nuova birra che poi ha fatto nascere la BB9, di fatto, direttamente in birrificio, senza sperimentazioni precedenti.
Devo dire che è andata bene, insomma. BB9 che è qui al banco d'assaggio e che io invito tutti gli appassionati ad andare a scoprire, perché secondo me è un esempio straordinario di come si possa rendere territoriale una birra, dare proprio un connotato fortemente tradizionale, fortemente legato al territorio, ma, e questo secondo me è la grandezza di questo tuo prodotto, di questa tua interpretazione, rimanendo molto saldo il concetto di birra, no? Sì, cioè, assolutamente, dove tutte e tre sono birre, c'è sempre una birra, no? Sì. Sulla quale viene innestato il territorio, in questo caso sotto forma di sapa, e quindi insomma, complimenti a Nicola e andiamo a scoprire le birre di territorio qui a questa bellissima degustazione. Grazie.